69 d.C. Vespasiano diviene imperatore romano. Fondatore della dinastia Flavia, nono imperatore di Roma, fu il quarto a salire al trono nel 69, l'anno dei quattro imperatori, ponendo fine a un periodo di instabilità seguito alla morte di Nerone. Dedicò grandi energie alla città di Roma, tra l'altro ricostruì il Campidoglio e iniziò nel 72 i lavori del Colosseo. Resta nella memoria della gente comune anche per i Vespasiani, gli orinatoi pubblici che fece costruire in molti punti della città. Pipì che era anche tassata, cosa che provocò le rimostranze del figlio Tito, alle quali rispose con la famosa frase «Pecunia non olet», «Il denaro non puzza». Strano destino, ormai malato e costretto a letto, sentì che il suo momento era arrivato dopo un violento attacco di dissenteria e disse «Un imperatore non può morire a letto». Si fece allora alzare e morì tra le braccia di chi lo stava sostenendo.